Carissimi amici del Toro, ed ecco, anche per voi vediamo il vostro mese di aprile 2023. Che cosa ci dicono le carte? Quali sono le novità che dobbiamo sapere per voi del segno del Toro? Ripeto, in questo mese di aprile, quindi questo è il nostro oroscopo mensile. Cerco di anticiparlo almeno di qualche giorno, perché sennò altrimenti veramente andiamo sempre in ritardo. Allora, vediamo un po'. Per il segno del Toro, nel mese di aprile 2023, cosa accadrà? Cosa dobbiamo sapere? Allora, Toro, mese di aprile 2023. Oh, due arcani maggiori, morte e luna, entrambi rovesciati. E abbiamo anche il matto rovesciato. Con un 5 di bastoni. E una giustizia a fondo mazzo. Allora, vediamo un po' prima questi abbinamenti. Quindi abbiamo la morte e la luna. La morte e la luna. Ma in questo mese di aprile ci sono degli ostacoli da dover affrontare. Però vi renderete conto che non riuscite. Non riuscite. Allora, innanzitutto gli ostacoli non sono i vostri, ma sono ostacoli che vi mettono altre persone. Sono ostacoli che vengono posti da altre persone e non dipendono comunque sia da voi. E è anche vero che non riuscite ad affrontare questi ostacoli, non ce la fate, è proprio una mancanza di forze che avete in questo mese di aprile. Perché è un periodo e un mese un po' di confusione, ci sono delle mancanze di chiarezza su determinate situazioni, c'è una paura anche addirittura per voi del Toro a impegnarvi, avete paura di rivivere una storia. Avete veramente paura di ritornare a vivere una storia. Interessante. Invece con questo 5 di bastoni è proprio dominare il conflitto, oppure cercare di esprimere quello che pensate, quello che sentite. C'è proprio, ripeto, una paura. Rimanete tanto su voi stessi in questo mese di aprile. Cioè, non vedete, ok, avete talmente tanta paura dove non vedete le cose comunque belle. E quindi non riuscite comunque sia ad aprirvi. Sì, non riuscite assolutamente ad aprirvi. È un vostro problema in questo mese di aprile. Allora, vi dico di più. La morte rovesciata è perché probabilmente non avete quella forza, perché
perché comunque gli ostacoli, quelle difficoltà ve li creano gli altri, anche perché c'è da dire che venite comunque sia da un dolore, magari un po' di malinconia, c'è anche l'angoscia, c'è della rabbia, è come se voi nel mese di aprile andate a chiudere comunque sia un qualcosa che, che per voi è stato molto importante. Potrebbe anche essere la chiusura comunque di una situazione che avete tenuto in stallo per troppo tempo e quindi è arrivato comunque sia un momento di porre fine. Ma come ben sappiamo, ok, tutte le chiusure comunque portano sempre a una rinascita. Con la luna rovesciata, ci parla di situazioni che si fanno più fitte, più, cioè un percorso più difficile. Potrebbe proprio essere il vostro percorso, il fatto di non aver forza è perché voi state andando avanti e state facendo un vostro percorso di crescita e di evoluzione, e trovarvi di fronte a difficoltà che vi mettono gli altri non è proprio quella la difficoltà. Il dover gestire gli ostacoli degli altri o il dover gestire le difficoltà in cui gli altri vi ci fanno trovare. Quindi ci possono essere delle emozioni, delle emozioni o delle situazioni a livello proprio emotivo, che possono prendere chiaramente il sopravvento. E probabilmente, ecco, proprio in questo dovete fare attenzione. A quelle delusioni che avete avuto, perché vi portate avanti comunque sia la paura di essere raggirati ancora, di avere i vostri chiaramente raggiri ancora per l'ennesima volta, e quindi state giustamente sulle vostre, proprio per questo motivo. Poi abbiamo il mago rovesciato e dovete fare una scelta, e qui subentra la paura di fare una scelta sbagliata, di prendere una strada sbagliata, di non sapere dove buttarvi. Ecco perché avete comunque sia paura di intraprendere comunque una nuova relazione, perché avete completamente paura di ritornare a rifare gli stessi errori o a vivere eventualmente le stesse sofferenze. Io vi parlo di amore come potrebbe essere in altre situazioni. Però, insomma, non è detto che le cose debbano per forza, ecco, andare comunque nel modo sbagliato. Basta fermarsi semplicemente un attimo comunque a pensare. Quindi ci saranno delle situazioni dove avrete dei riscontri, ci saranno delle situazioni dove comunque sia dovrete riflettere. E come vi ho detto, proprio c'è, cioè, la paura di agire, la paura di andare avanti, la paura di fare, la paura di decidere o di ritrovarvi, ecco, in situazioni che possono farvi male. Però a fondo mazzo abbiamo comunque sia, la giustizia e l'imperatore. Vediamo un po' questo abbinamento. Ce lo andiamo proprio a leggere, anche perché ricordarmi tutti i significati, per carità. Allora, giustizia e imperatore. Qualcuno di voi è alle prese con delle situazioni legali, con la burocrazia, quindi attenzione a dare giudizi, attenzione a quello che comunque sia dite e attenzione anche a dare comunque sostegno, anche se dovete soltanto prestare attenzione in merito a questo. Anche se il tutto comunque vi anticipo andrà bene, cioè venite messi comunque sia a dura prova, però alla fine, o meglio siete stati, mi correggo, siete stati messi a dura prova, però alla fine comunque sia ce la fate, ci sono degli eventi bellissimi, insomma, che veramente vale proprio la pena, vale la pena festeggiare. Per quanto riguarda invece la giustizia a fondo mazzo, è arrivato il momento chiaramente di guardarsi dentro, cercare di capire, altrimenti non potreste avere queste paure. Quindi fermarsi, riflettere e capire il perché vi succede in questo mese questo, l'affrontare una nuova relazione, il cercare di mantenere comunque
in armonia, ma il non riuscire poi ad avere dei risultati, ma ripeto, cioè dipende solo ed esclusivamente da voi. Andiamo a vedere per l'energia maschile del segno del toro in questo mese di aprile 2023. Energia maschile del segno del toro. Allora, per l'energia maschile del segno del toro, come sarà in questo mese di aprile 2023? Come sarà il segno del toro, l'energia maschile del segno del toro in questo mese di aprile 2023? Infatti, venite da una situazione comunque sia bloccata, dove ancora avete dei ricordi di un recente passato che vi fanno ancora male, ed è una situazione a livello sentimentale che dura da diverso tempo. Ci sono delle informazioni che verranno a galla, ci sono situazioni che emergeranno, che vi porteranno comunque sia anche maggiore chiarezza su cose che devono ancora venire a galla e devono emergere. Però c'è un allontanamento nei confronti di una persona cara, perché voi volete circondarvi di solidarietà, volete comunque stare bene. Alla fin fine, la persona di vostro interesse è la persona che in un certo qual modo vi ha destabilizzato e quindi voi questo comunque non lo volete più. Vado a chiedere perché questo allontanamento da questa persona cara, che può essere già accaduto, magari prendendovi delle pause di riflessione, oppure invece accadrà proprio in questo mese di aprile 2023, per l'energia maschile del segno del toro. Per l'immaturità, c'è stato questo allontanamento per degli atteggiamenti, per dei comportamenti da persona immatura. Non vi siete più fidati. C'era una situazione troppo altalenante che portava chiaramente ad avere delle problematiche, a non vivere un amore stabile, un amore nella massima tranquillità. E infatti a un certo punto avete voluto allontanarvi da quelle che sono le difficoltà per andare verso un qualcosa di piacevole. Questo qualcosa di piacevole comunque sia vi spaventa. Questo perché? Vi spaventa perché in realtà vi portate dietro tutte le paure ancora. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda l'energia femminile del toro in questo aprile 2023. Questo aprile 2023 per l'energia femminile del segno del toro. Energia femminile del segno del toro in questo aprile 2023. Avete, ecco, proprio bisogno voi di vedere gente, di stare bene. E perché? Perché avete comunque sia chiuso anche qualcosa. Comunque
Con qualcuno invece ci sono proprio degli scontri, potreste vivere degli scontri per delle situazioni legali, situazioni burocratiche, situazioni che stanno comunque andando avanti, dove si cerca comunque per l'energia femminile, si cerca di, queste situazioni cercano di destabilizzarvi e voi cercherete in un certo qual modo di risolvere quelle che sono le problematiche. Vediamo perché abbiamo questi scontri, scontri che possono essere scontri di gelosia oppure nemici che vogliono farvi del male. Vediamo per quale motivo. Livello sentimentale, è un qualcosa proprio a livello sentimentale che dove vi vogliono ferire. Qualcuno magari geloso o qualcuno dove non ci vede chiaro e quindi si deve andare a prendere una decisione. E ci possono essere degli scontri dove ci si parla e ci si chiede allora cosa facciamo? Chiudiamo, riapriamo, andiamo avanti. Però io vedo sinceramente per voi del Toro, vedo veramente una chiusura. Questo è quanto, carissimi amici, non vado a fare, non chiedo informazioni come mi vedete far di solito, ma ho avuto voglia di fare così in questo modo. Se vi è piaciuta la stesa, vi invito a lasciare un like. Se avete bisogno di informazioni, sapete perfettamente come fare. Io vi ringrazio e nel frattempo vi auguro una buona serata.